Ciao ragazzi e bentornati su Informaticaso. In questo nuovo video parleremo del Transmission Control Protocol. Cominciamo! Il Transmission Control Protocol, o TCP, è un protocollo affidabile di trasmissione dati tra dispositivi. Assieme all'Internet Protocol costituisce il protocollo principale ed è anche parte del nome della celebre suite di protocolli Internet TCP/IP. Partiamo subito con l'esempio di un utente che intende visualizzare il contenuto di un sito Internet, utilizzando un'applicazione chiamata Browser. Al momento del click, il contenuto del sito viene trasferito dal server al PC dell'utente attraverso una connessione dati affidabile. Per stabilire tale connessione, però, è fondamentale che entrambi gli host dispongano di una configurazione IP ed un accesso ad Internet. Ma, cosa indispensabile, è necessario anzitutto che ogni computer disponga di una scheda di rete. Tutto questo è reso possibile attraverso una serie di protocolli che compongono la cosiddetta suite TCP/IP. I protocolli non sono altro che una serie di regole per la comunicazione tra dispositivi. La suite li suddivide concettualmente in quattro livelli, partendo dall'utente ed il suo browser, applicazione, trasporto, internet ed accesso. Il TCP fa parte del livello trasporto. I protocolli garantiscono l'interoperabilità tra dispositivi diversi. Prima di essi, infatti, i produttori realizzavano dispositivi con tecnologie proprietarie non in grado di comunicare con quelli di altri produttori. Da qui l'esigenza di istituire delle regole comuni e garantire una comunicazione veramente globale. La suite TCP/IP venne sviluppata verso la fine degli anni 70, in concomitanza con la nascita della prima rete di calcolatori ARPANET, antesignana dell'attuale rete Internet. Ai protocolli della suite lavorarono ingegneri tra i quali Binton Cerf e Bob Kahn. Ogni protocollo sviluppato è stato inserito in un rispettivo livello e nel 1983 c'è stato il cosiddetto Flag Day, nel quale i protocolli della suite vennero utilizzati ufficialmente dalla rete ARPANET. Una delle peculiarità della suite è che i protocolli di ciascun livello comunicano esclusivamente con quelli del livello immediatamente sottostante o sovrastante, secondo un modello verticale gerarchico. La maggior parte dei protocolli, inoltre, è installata nativamente nei sistemi operativi dei nostri dispositivi. Il modello TCP/IP viene anche chiamato PILA, proprio per il suo sviluppo verticale. Nel 1984 è stato inoltre rivisto, passando dai 4 agli attuali 7 livelli della cosiddetta PILA ISO/OSI, della quale tratteremo in futuro. In sostanza, il modello ISO/OSI scompone il livello applicazione del TCP/IP in 3 sottolivelli: applicazione, presentazione e sessione, ed infine divide il livello accesso nei livelli data link e fisico. Scendiamo ora più nel dettaglio e vediamo il concetto di incapsulamento e decapsulamento su cui si basa la suite TCP/IP. La comunicazione tra dispositivi non è altro che una sequenza di bit suddivisi per datagrammi. Ogni datagramma si compone di una parte chiamata intestazione o header, contenente le informazioni scambiate tra i vari protocolli, e di una parte chiamata carico utile o payload, praticamente i dati richiesti dall'utente tramite l'applicazione utilizzata. Dal click dell'utente, dunque, ogni protocollo aggiunge al datagramma i rispettivi header da livello applicazione fino a quello accesso. I dati utili vengono quindi incapsulati e viaggiano dal client al server attraverso l'infrastruttura fisica, arrivando a destinazione dopo che ogni header sia stato processato dal livello accesso a quello applicazione, dando vita alla cosiddetta fase di decapsulamento. L'header di ogni livello viene chiamato genericamente Protocol Data Unit o PDU, ma ogni livello ha chiaramente il suo specifico PDU. Frame per il livello accesso, pacchetto per il livello internet, segmento per il trasporto e messaggio per applicazione. Cosa succede dunque quando un utente visita una pagina internet e quali protocolli principali vengono coinvolti? Quando l'utente digita l'URL di un sito internet, per prima cosa quel nome va risolto in un indirizzo IP da parte del protocollo DNS. Successivamente, il protocollo HTTP incapsulerà la richiesta da inoltrare al web server. Il nostro TCP sarà il protocollo coinvolto a livello trasporto per il trasferimento affidabile dei dati. L'Internet Protocol sarà il protocollo delegato ad instradare il pacchetto tra le varie reti, aggiungendo al rispettivo header IP sorgente ed IP destinazione. Infine, a livello accesso, il frame sarà composto da MAC address sorgente e MAC address destinazione, ottenuti grazie all'Address Resolution Protocol o ARP, al fine di trasmettere fisicamente i dati. Piccola precisazione: questo semplice schema è chiaramente basato sul modello TCP/IP ed i suoi rispettivi 4 livelli. Vediamo finalmente nel dettaglio come si comporta il Transmission Control Protocol ed in che modo instaura una connessione tra host.
La modalità utilizzata prende il nome di three-way handshake o stretta di mano a tre vie, nella quale il primo passo è costituito dall'invio da parte del client di un segmento dati contenente il SIN, unitamente ad un'altra informazione chiamata sequence number o SEC. Dopo l'invio, il client si troverà in uno stato chiamato SIN sent o SIN inviato, mentre il server è inizialmente in uno stato definito listen o all'ascolto. Il secondo step prevede che il server, dopo aver ricevuto il SIN dal client, invia a quest'ultimo il proprio SIN, il proprio SEC ed infine il cosiddetto ACK o Acknowledgement. Quest'ultimo è un'informazione formata dal sequence number inviato dal client aumentato di 1 e serve a notificare a quest'ultimo che la sua richiesta di connessione è stata correttamente ricevuta. Dopo l'invio, il server acquisisce lo stato SIN received o SIN ricevuto. Infine, il terzo ed ultimo passo è l'invio da parte del client del suo ACK al SIN ricevuto dal server e del proprio sequence number. Solo a tal punto, client e server assumono entrambi lo stato established o connessione TCP stabilita. Vediamo meglio i messaggi scambiati. Il SIN, ad esempio, non è altro che un bit all'interno del header TCP. Se impostato ad 1, vuol dire che il mittente vuole instaurare una connessione. Il SEC, invece, è il cosiddetto numero di sequenza, ovvero un numero di 32 bit che consente di sincronizzare gli host, numerando e quindi ordinando i segmenti scambiati. Infine, l'ACK, o impropriamente il numero di riconoscimento, viene inviato ad ogni SEC ricevuto ed indica all'host remoto qual è il prossimo numero di sequenza atteso. Se traducessimo tutto questo in parole, l'host che intende collegarsi ad un altro lo chiederebbe espressamente attraverso il SIN ed il proprio numero di sequenza. Il server, o più genericamente ricevente, attraverso il proprio SIN confermerebbe la richiesta del mittente, comunicandogli attraverso l'ACK qual è il prossimo SEC che si aspetta di ricevere, ed inviando il proprio. Ed infine, il client che ha voluto aprire la connessione dirà con l'ACK il prossimo SEC atteso ed invierà il suo. Analogamente a quanto appena visto, la chiusura di una connessione TCP avviene tramite il cosiddetto four-way handshake o stretta di mano a quattro vie. Vediamola nel dettaglio. Il primo step vede il client che vuole chiudere la connessione inviare il proprio sequence number ed un bit settato ad 1 e chiamato FIN. Dopo l'invio, il client assume lo stato FIN wait 1. Nel secondo step, il server semplicemente invia l'ACK al client per confermare la ricezione del numero di sequenza. Lo stato conseguentemente acquisito diventa di close wait o d'attesa di chiusura per il server e fin wait 2 per il client. Notare quanto abbiamo accennato poc'anzi, ovvero che l'ACK del server non è altro che il SEC del client più 1. Nel passo 3 il server invia il proprio fin al client, assumendo lo stato last ACK o in attesa dell'ultimo ACK dal client. Infine, nello step 4, il client invia proprio l'ACK atteso dal server ed assume lo stato time wait per un determinato lasso di tempo. Questo perché laddove il server non ricevesse l'ACK atteso, ad esempio per un problema tecnico, invierebbe un nuovo FIN al client. Ecco perché lo stato time wait ha una certa durata e solo al termine della stessa lo stato passa in closed, sia lato client che lato server. Il FIN, come anticipato, è un bit nella sequenza ordinata di dati del header TCP, che quando impostato ad 1 comunica la volontà di chiudere la connessione. Vediamo ora nel dettaglio come è fatto un segmento TCP. I primi 32 bit sono dedicati a porta sorgente e porta destinazione. Infatti, tutte le connessioni tra host, oltre ad avvenire per mezzo dell'indirizzo IP, hanno bisogno anche del numero di porta. Ciò permette ad un calcolatore di effettuare più connessioni contemporaneamente. Altri 32 bit dell'header sono dedicati al nostro ormai noto numero di sequenza. Altrettanti bit spettano poi all'acknowledgement. Vi sono poi 4 bit dedicati a definire la lunghezza dell'header e poi i cosiddetti flag, che hanno un bit ciascuno e servono a comunicare che tipo di segmento si sta inviando. Nel caso specifico del 4-way handshake, il bit dedicato all'ACK nell'header sarà impostato ad 1, così come il bit nella posizione relativa al FIN. Stesso discorso per il SIN, che abbiamo visto nella slide precedente. Abbiamo poi il window size, che permette con i suoi 16 bit di comunicare al mittente la quantità di dati che invierà prima di ricevere l'ACK dal ricevente. Quest'ultimo, a sua volta, comunicherà la sua finestra nel segmento di risposta ed entrambi gli host si sincronizzeranno sulla quantità di dati dei datagrammi scambiati. Il checksum, invece, è un campo a 16 bit dedicato al controllo degli errori di ogni segmento inviato e ricevuto. Lo urgent pointer, invece, ha senso solo se il flag URG è impostato ad 1 e serve a comunicare eventuali dati urgenti all'interno del segmento, specificandone la posizione all'interno del flusso di bit inviati. Questa serie di informazioni ha un peso totale di 20 byte, ma nell'header vi è anche un campo facoltativo chiamato Options, che contiene ulteriori informazioni e può pesare da solo fino a 40 byte. Ne consegue che il peso massimo di un header TCP può variare dai 20 ai 60 byte. Infine, finalmente, abbiamo i dati utente.
il contenuto della pagina web, per citare l'esempio di questo video. Concludiamo questo argomento introducendo un utilissimo strumento di analisi per i sistemisti in erba, il comando Netstat, il quale permette di visualizzare lo stato delle connessioni in essere in un dispositivo. Si tratta di un programmino molto utile a riga di comando installato nativamente sia su sistemi operativi Windows che Unix. Come si evince dal suo output, viene riportato il tipo di protocollo di ogni connessione e di relativo stato, buona parte dei quali abbiamo visto nelle slide precedenti. Notiamo infine che ogni connessione è costituita da IP e porta, in una sola parola dal socket, sia dell'host locale che quello remoto. Come tutti i comandi, Netstat ha tutta una serie di opzioni aggiuntive che possono essere visualizzate digitando, per l'appunto Netstat seguito dalla parola help come a video. Dunque, ricapitolando le caratteristiche generali del TCP, questo protocollo ci permette anzitutto l'affidabilità della connessione attraverso l'utilizzo degli acknowledgement. È un protocollo orientato alla connessione, proprio perché grazie agli handshake viene instaurata una connessione stabile prima di scambiare dati, garantisce il controllo della congestione della rete prima di iniziare a scambiare dati ed infine, attraverso il window size, il flusso dati scambiato tra host è sempre adeguato e mai eccessivo. Il TCP è dunque un protocollo che garantisce qualità, ma ha un suo antagonista, meno preciso ma molto più veloce, lo UDP. Lo User Datagram Protocol è l'alternativa di livello trasporto della suite TCP/IP. A differenza del TCP è connectionless, non instaura alcuna connessione, è stateless, non vi sono stati delle connessioni, e proprio perché è più leggero, pensate che ha un header di soli 8 byte, è molto più veloce, ma anche meno affidabile del TCP. Per queste caratteristiche viene utilizzato per connessioni real-time, dove viene privilegiata la velocità piuttosto che la qualità del dato, come il gaming online, lo streaming e similari. Bene ragazzi, grazie come sempre per aver visto questo video. Spero sia stato chiaro e vi possa tornare utile. Noi ci vediamo alla prossima, su Informaticaso.